canto gregoriano, o canto fermo, come vogliamo chiamarlo, e polifonia hanno convissuto placidamente per secoli e questo purtroppo viene dimenticato anche nei progetti, spesso nei progetti discografici o concertistici. Dixit Dominus di Handel, brano molto famoso, e per chi canta in un coro, uno dei capolavori assoluti della musica barocca, è un brano molto impegnativo, direi quasi atletico per le voci. Altro degli aspetti che rende molto particolare questo progetto è l'interesse da parte del direttore di affidare i ruoli solistici a voci maschili, rispettivamente sopranista, contraltista, tenore e basso. È importante, diciamo, la presenza millenaria del canto gregoriano perché restituisce anche quello che era una sensibilità barocca ancora molto legata a una visione, diciamo, lineare, orizzontale di quello che è la polifonia.